Fessori, e prima domanda è: qual è il tuo rapporto col musical e se conosci l'originale del Fessori? Of course, certo che conosco l'originale, meraviglioso, anche se ho molte aspettative per la lettura di Steven Spielberg, che è uno dei miei registi preferiti. Lo amo profondamente per l'approccio da ragazzo che ha sempre avuto nei suoi film, anche quelli più drammatici, e sono molto curiosa di vedere la sua versione di quella storia immortale che è rimasta, ha avuto un impatto incredibile nel costume, nella società, nella musica. Quindi West Side Story è sicuramente un capolavoro assoluto, lo era e spero che sia anche nella versione di Spielberg. Io amo il musical, amo la danza, amo la musica, cerco di andare a vedere anche quelli a teatro, a Londra per esempio, non mi perdo un musical in Italia, da quelli diciamo un po' inventati dai film tipo Pretty Woman a quelli che magari già preesistevano, come lo so, Chicago o altri. Io li amo, amo profondamente il musical. Stasera mi hanno regalato un sogno, vestirmi anni 50, godere della rivisitazione di un capolavoro, quindi vivo i musical perché sono la vita, l'esplosione di gioia e di vita anche quando sono triste. Assolutamente. Qual è il musical che per te è il massimo, la massima espressione del concetto di musical stesso? Allora, dal vivo ho amato moltissimo Wicked, che ho visto a Londra, che è il prequel, racconta la storia prima del Mago di Oz, cioè perché la strega cattiva diventa strega cattiva. Non lo conoscevo e per me è stata una folgorazione. Invece, versione film, Chorus Line. Chorus Line è qualcosa che ogni volta che lo guardo, per i personaggi, per le storie, per le canzoni, per Michael Douglas, è meraviglioso. Chorus Line, tutta la vita. Allora, buona visione. Grazie.